La comunità di Piacentro ha accolto con grande calore ed entusiasmo il segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia da martedì scorso per una serie di visite istituzionali. Sono molti i cittadini di Piacentro che ogni estate tornano in Valle Peligna per respirare l'aria della terra che fu dei loro avi. Lo stesso spirito che ha spinto Pompeo a raggiungere stamani, poco prima delle ore 13, Piacentro per conoscere il paese, la casa dove sono nati e dove hanno vissuto i bisnonni paterni, Paolo Pompeo e Gemma Pacella, prima di andare a cercare fortuna in America. Ecco Mike Pompeo, stretto dal calore dell'applauso dei suoi concittadini, è appena uscito dall'abitazione di via San Francesco che è appartenuta ai suoi bisnonni, e qui ci sono alcuni parenti in discendenza indiretta che vogliono lasciare alcuni ricordi fotografici dove sono immortalati i suoi nonni. Sono ricordi di famiglia, lo ha detto al nostro microfono Mike Pompeo: avevo promesso a mio padre di venire qui a Piacentro per trovare i miei parenti, i miei avi, per cercare i cugini anche di quinta, sesta generazione, una promessa che ha voluto mantenere. My father would never let me. Your memory is too patient. My father has told stories. L'avevo promesso a mio padre e sono venuto a Piacentro, è quanto ha riferito ai nostri microfoni il segretario di Stato americano. Subito dopo Pompeo, rivolgendosi ad una sua lontana parente, una Pompeo di 96 anni, rientrata 2 anni fa dagli Stati Uniti, probabilmente era davanti alla casa in cui vivevano i suoi bisnonni, ha riferito: mio padre ha sempre desiderato che vedessi questa abitazione, ha aggiunto, una promessa che è stata mantenuta. Una giornata memorabile per la sua comunità, per la sua città. Sì, decisamente una giornata molto importante che ricorderemo nel tempo. Oggi abbiamo qui a Piacentro uno dei personaggi più influenti della storia odierna. E questo ci fa tanto piacere, ci fa ancora più piacere pensare che si tratta di un nostro concittadino tutto sommato, perché i suoi bisnonni sono emigrati come tanti altri da Piacentro nel 1900 e lì si sono fatti una famiglia ed una storia. Però è bello pensare che il segretario di Stato americano, nel pieno della sua carriera politica, senta il richiamo della terra di origine, e questa è una cosa che a noi ci commuove e ci fa tanto piacere.